Cari amici, vicini e lontani, oggi dobbiamo parlare di una cosa contingente ma estremamente importante. È un messaggio che vogliamo mandare. Un messaggio alle folle. Messaggio alle folle. Alle folle. Partendo da questa importantissima rivista, e diremo perché. Perché questa è la rivista dei gesuiti e i gesuiti sono quelli che comandano in Italia. E se c'è qualche... E non solo. No, vabbè, intanto parliamo della situazione in Italia. Perché se non abbiamo in mente la realtà del nostro paese, non riusciamo a capire nulla di quello che avviene. Adesso noi stiamo assistendo a una lite apparentemente bonaria o apparentemente economica, visto che si tratta di 300.000 euro annali, che venivano dati graziosamente al burattino o al burattinaio e che adesso vengono tolti al burattino, il quale se ne ha male. Ma è interessante questo aspetto. Ovviamente il popolo italiano capisce un cazzo, quindi accetta passivamente che questo personaggio, che voi avete capito perfettamente chi è, abbia percepito dal Movimento 5 Stelle 300.000 euro all'anno. Domanda: perché li ha percepiti? Per starsene zitto, ovviamente. Perché come che chi gliel'ha elargiti? Chi ha deciso democraticamente che quel personaggio... Democraticamente nelle elezioni di ieri in Liguria hanno preso una tramvata in culo che se la ricordano finché campano. Esattamente, se ne dovranno ricordare fino a domani. Hanno mentito su tutto, buffoni, fin dall'inizio. Buffoni. E deprendendo fra gli altri anche i nostri programmi, i nostri esattamente, progetti. Esattamente, soprattutto quello. Ma perché? E qui noi stiamo dicendo queste cose. Adesso noi stiamo dicendo queste cose. Perché l'abbiamo detto tante volte? Come è nato questo Movimento 5 Stelle? È nato perché c'erano altri movimenti spontanei come il nostro che potevano rompere i coglioni al sistema. E allora in un certo luogo, in un certo ambiente... Un triplo omicida, ricordiamocelo sempre. A parte quello... Vabbè, è un curriculum da perfetto killer. Esattamente. Ha seguitato su quella strada lì. Non solo, ma anche su quella strada è stato ampiamente ricattabile. Però ritorniamo al discorso iniziale. Loro ci hanno depredato, come si fa sempre in ogni caso, quando c'è qualcosa di nuovo che aleggia, esce fuori un'organizzazione di pirati che sono mercenari, diciamo. No, anche pirata è più bello, perché si addice a quei pirati che oggi raccolgono i naufraghi nel Mediterraneo, capito? Allora, nessuno dei coglioni italiani sa che chi raccoglie il naufrago riceve una certa cifra per ogni naufrago raccolto. Qualora qualcuno riuscisse a capire questa faccenda... forse riuscirebbe a capire per quale ragione è nato il potere inglese. Il potere della corona, ricordiamoci. Il potere della corona è quell'addentellato dei pirati che hanno costituito e costituiscono... Il codice dell'ammiragliato che ha preso spunto proprio da questi argomenti qua. Certo. E che a tutt'oggi governano il mondo, ricordiamoci bene che gli inglesi... Il Commonwealth... I gozzesi hanno fatto una cosa incredibile, se soltanto ci pensiamo, perché non solo hanno conquistato col ferro e col sangue
buona parte del territorio del mondo e lo hanno anche trovato il modo di conservarlo. Ma chi sono? Chi sono i veri personaggi della storia inglese? Sono gli eredi di quei pirati. Dalla pirateria è nata la ricchezza della dinastia inglese e di questi signori che poi quei soldi rapinati agli spagnoli, che erano a loro volta rapinati agli indios, esattamente, agli incas, ai maya e quant'altri, hanno costituito la base dell'economia finanziaria che oggi continua a governare il mondo. Queste cose le dobbiamo dire perché oggi certi snodi stanno venendo al pettine ed è quello che noi vogliamo dire ai nostri amici, perché ci sono delle strane coincidenze. Come voi sapete, io penso che sia giusto ravvisare le coincidenze quando ci sono. Questa è una stranissima coincidenza, l'ho riscontrata di questi tempi consultando un'enciclopedia. Ci sono due omonimie, c'è Curcio e Curci. Curcio è stato un grande storico italiano, è quello che ha scritto la storia, noto, notissimo, è quello che ha scritto la storia della rivoluzione napoletana del 1799. E che poi... No, bisogna fare una precisazione, un puntiglio proprio. Rimarcare che, come senti dire dalla vulgata generale da sempre, quando parliamo di argomenti di rivoluzione eccetera, la gente ti dice, ma gli italiani sono... dei beoti, sono gente senza dorsale, senza spina dorsale, non ha le palle, le rivoluzioni in Italia non si fanno. Quella è gente che non conosce un briciolo di storia italiana. Esattamente. Perché se la conoscesse saprebbe che in Italia altro che rivoluzioni, a partire da Spartaco, esatto, o da Crasso addirittura. Guerre civili in continuazione. E su queste guerre civili poi in un certo senso è sorto il potere della Chiesa che ha controllato, ma lo faremo vedere alla luce di questa copia qui, di questa grande rivista, che è nata per opera di un gesuita che poi è stato un grande critico della politica del Vaticano. Beh, se c'è un cervello morale, come fanno a farlo? Che si appunto si chiamava Curci. Mentre Curcio è stato quel grande storico, ho detto prima, che ha fatto la critica della rivoluzione napoletana, che è rimasta poi un'opera fondamentale relativamente... Sì, una domanda veloce, una cosa che mi sono scordato, ma Giordano Bruno a che ordine apparteneva? Domenicano. Ah, domenicano, sì, era studiato... E lui era attratto dalle lettere, dalla filosofia, giusto? Esattamente. E quindi ha fatto quel circuito, quel percorso di... Esattamente. Di e lì lui ha pagato il conto anche per questo fatto. Anche lui, il cervello ce l'aveva, la morale ce l'aveva, e non poteva accettare le cazzate che gli dicevano questi quattro ciarlatani del potere papalino. E dicevo, ma cioè, lui perché si è fatto frate? Si è fatto frate perché lui era l'unica maniera per emergere, se no sarebbe rimasto uno scugnizzo dove era... A raccattare le noccioline per strada. Questa è la logica. Tra l'altro, tu hai mai richiamato l'attenzione di Giordano Bruno. Io voglio leggere una cosa relativamente a Giordano Bruno che è veramente interessante. Il pensiero di Bruno è complesso. Alcuni studiosi affermano poterlo identificare in tre diverse concezioni: quella neoplatonica, quella naturalistica e quella di ispirazione pitagorica e democritea. Guardate che sintesi incredibile, è stato il pensiero, e giustamente doveva finire sul rogo. Ma torniamo a noi. Questo Curcio, nella sua critica fondamentale alla rivoluzione napoletana del 1799, che poi fu repressa, vedi caso,
dagli inglesi, nello specifico dal grande ammiraglio Nelson, per cui la rivoluzione filo-francese danneggiava gli interessi geopolitici dell'Inghilterra, e quando i francesi... A caso hanno pensato bene di conquistare e contenere, detenere Malta al centro del Mediterraneo. Esattamente, esattamente. E a tutt'oggi... Ci ha rotto il cazzo nel 44, sì. 43, 42. A tutt'oggi, e noi dobbiamo lamentare che l'Italia non ha saputo né voluto invadere Malta. No, ci ha provato. Perché c'era anche... Ci ha provato. No, non ha provato nella maniera in cui avrebbero, avrebbero potuto farlo. Ci sono stati molte ritrosie da parte dei tedeschi che erano gelosi. Non erano interessati. Erano invidiosi. L'unica che ha pensato a Malta è stata la decima Mas. Non a caso. Non c'è il caso nella storia. Ma torniamo a noi, perché è sempre importante ricordarlo. La critica di Curcio nei confronti della rivoluzione napoletana del 1799 è che non ha tenuto conto della realtà etica, morale, storica del popolo italiano, pensando solo di compiazzare quella francese, ed è decaduta. Le rivoluzioni o affondano nella spirito salvo del rinascere popolo nel 1805 quando sono arrivati i francesi. Quindi le rivoluzioni o affondano nello spirito popolare o falliscono. Questo vale a meno che non c'è tanti soldi come quelli che hanno fatto le primavere arabe, allora lì il discorso è diverso. C'è un finanziamento talmente massiccio che comprano Però in quel caso ci vuole sempre la partecipazione di Allah, se manca Allah non vanno molto lontano. Ma andiamo avanti su questo discorso. E vogliamo leggere in questo numero della Civiltà Cattolica, che è del 1984, qui è tutto rovinato perché si è bagnato, dove ci sono alcune considerazioni che noi dobbiamo leggere. La premessa è che in Italia comanda il Vaticano. E ricordiamoci che oggi, se Giuseppe Conte liquida il burattino, chiamalo come vuoi, con la scusa che non gli vuol dare più 300.000 euro all'anno, in realtà chi è Giuseppe Conte? Un avvocaticchio di parte. Ma quale avvocaticchio? Chi è che ha inventato Giuseppe Conte? Da dove I viene? Gesuiti. No, non sono gesuiti. Villa della Pineta Sacchetti. Villa Nazareth. Villa Nazareth, diciamolo. Giuseppe Conte è Villa Nazareth. Quindi... questa è la logica. Quindi Villa Nazareth espelle chi è il burattino, il saltimbanco? L'amico. Da dove viene? L'omicida, il pluri omicida, quello. Sì, vabbè, quello d'accordo. Da dove viene? Chi l'ha inventato? Chi l'ha messo lì? Il partito della Chiesa, che no. come ho avuto modo di parlare in televisione, ha rovinato quel po' che c'era di sano del Partito Socialista Italiano. Vabbè, adesso escludi questo discorso. Qual è l'organizzazione da cui viene il giullare? Non ho capito a che ti riferisci, a quale livello ti riferisci. Chi è che ha creato il giullare, che l'ha messo in giro a parlare e a creare consenso nel ceto medio? La regina Elisabetta. No, Quando si ha parlato a Civitavecchia, gli ha dato gli ordini definitivi, terminali, a Civitavecchia, il 4 giugno del 1992. No, non era solo lì.
Beh, oh! Non mi viene. Ma come non ti viene? Non mi viene, dillo te. Qual è quella società che ha, dove è stato pensato il Movimento 5 Stelle? Non l'ha mica pensato a lui, No, in questo momento non mi viene. Dillo, dai, facciamo prima. Ma che sono quelli, uno di cui, uno dei fondatori è morto con un tumore al cervello? Quelli che controllavano... Il figlio, le, il figlio le, tutt'oggi le controlla il partito. Davide... Oh. Oddio, vabbè. Il nome non mi viene. Vabbè, il figlio, tant'è vero che il figlio ha voluto mettere mano ma a questa questione. Ma lui era un controllore della Telecom Italia messo appositamente lì dalla grande finanza internazionale. D'accordo, quello ancora prima, però l'ente, la società di marketing che ha ideato quel partito è quello che hai detto tu, Davide Casaleggio. Casaleggio, sì. Allora, la ditta che ha inventato su commissione, poi l'abbiamo già detto tante volte, ma su ordine sempre a capo di tutta questa storia, cioè la regina Elisabetta. D'accordo. Non a caso l'annuncio, il proclama originario, iniziale, messo in piedi dal costituendo Movimento 5 Stelle, che ancora non era stato costituito, è stata la pubblicazione sul Sunday Times di Londra nel 1900, attorno agli anni 2000. Sì. È stata pubblicata una pagina intera il proclama del Movimento 5 Stelle che stava costituendosi. Esattamente. Ed era anticipatore del programma politico, dicendo che non funzionava un cazzo in Italia. Adesso da qualche parte ce l'ho pure questo programma. Comunque sia, l'operazione, che ovviamente dicono essere democratica, avere con un certo senso fagocitato i nostri progetti, e lo ripetiamo agli amici che eventualmente non lo sanno, i nostri, diciamo, di Alba Mediterranea e di Rete dei Cittadini. Esattamente. Oltre a avere fagocitato questo, hanno anche interferito sulla storia italiana, anche perché a un certo punto, venendosi a creare una situazione particolare, cioè la falsa pandemia, è stato messo a capo del governo un tale che è Giuseppe Conte, che proviene da Villa Nazareth. Ho questo sempre alla luce del sole, perché la democrazia è sempre una cosa molto aperta. Ricordiamoci che sia Mario Monti che Draghi sono emanazione della grande finanza internazionale. Nel mezzo c'è Conte. Compreso il Vaticano. Sì, ma nel mezzo c'è Conte, che guarda caso è il proseguo l'uno dell'altro, nelle varie posizioni, il proseguo di un programma di distruzione della società italiana alimentare, industriale, economica, eccetera, messo in atto da Monti, dal signor Conte e dal signor Draghi, consecutivamente senza nessuna interruzione. Allora diciamo che Monti è un uomo, non a caso, senatore a vita, cioè a spese nostre, e Draghi è un uomo dei gesuiti, cioè dobbiamo chiarirlo per l'ennesima volta, ma lo dobbiamo dire. In questo ambito voglio leggere alcune considerazioni su questo strano personaggio, Curci, fondatore di questa fondamentale rivista e critico del Vaticano. E qui c'è tutto un commento pubblicato su questo numero della Civiltà Cristiana che è molto indicativo. Secondo il Curci, la società ottocentesca, informata dal liberalismo, ha messo in questione, al di là del potere temporale, la sostanza e le modalità del rapporto dell'uomo con Dio, ossia l'essere cristiani, e ha potuto farlo perché si è trovata di fronte
a una chiesa carica di forme storiche a essa non essenziali, già superate dalla società contemporanea, alle quali tuttavia la Chiesa si è mostrata così attaccata da generare il sospetto che, sotto le parole di servizio evangelico, si celasse la volontà di ritenere un potere terreno. Oh, guardate la profondità di questo giudizio. Cioè un giudizio tutto interno al gesuitismo. È chiaro? Perché il gesuita, criticando la Chiesa, dice: sei troppo terrena. Proseguiamo. Ha scoperto l'acqua calda. E beh, ma all'interno, il fondatore di questa rivista è il fondatore di una nuova filosofia storica, ma non c'è ideologica, un sofista. Il risultato di questa critica è l'Opus Dei, che è quello che è lì che voglio dire. Ma esiste da 1400 anni e ci sarà un motivo, no? Beh, è terrena. Lui dice, terracquea proprio. Lui dice, è troppo sbilanciata. Creiamo qualcosa di più adeguato, appunto, Villa Nazareth, Opus Dei, 85.000 adepti in tutto il mondo, Focolarini e tante altre organizzazioni, e tante altre organizzazioni similari. Certo. Il CUR ci crede che una società così impietosamente critica sia ancora disposta a credere al Vangelo se lo ascoltasse predicato da una chiesa purificata e tesa sinceramente verso atteggiamenti evangelici. Allora dice, quando hanno perso il controllo dell'educazione, della formazione, della cultura, ma l'hanno fatto in un'altra maniera. Il cristianesimo è svanito, sta svanendo. Oddio, noi, per noi, questo cristianesimo che noi abbiamo sempre vissuto come una sovrapposizione culturale, certo, di culture medio orientali nella grande filone greco-latino, ma per buona parte del popolo la questione era questa, cioè qual era? Tu vai predicando e poi nascostamente gestisci il potere, stai attento che qui l'operazione può essere svelata, ecco cosa dice Curci, certo, attento, certo, che il popolo si può svegliare, certo. E allora cosa fai? Opus Dei. Allora la risposta è l'Opus Dei. Creata dagli spagnoli, dai gesuiti in particolare. Egli sottolinea così la relazione intercorrente tra evangelizzazione e strutture ecclesiali. Oh cazzo, io lo leggo per questa ragione. Che sono ordinariamente le prime a dover essere seriamente riesaminate e nuovamente evangelizzate. Se no questo qui non avrebbe fondato questa rivista. Ripetiamo che, parlando di strutture ecclesiali, ci riferiamo, secondo la mente del gesuita napoletano, cioè Curci, soltanto a quegli elementi della realtà ecclesiale, determinabili liberamente dall'intervento umano e perciò stesso riformabili. Quindi Opus Dei, perché l'Opus Dei è un'organizzazione totalmente segreta, però ovviamente con la copertura del Vaticano come Stato, perché ricordiamoci, per chi non lo sa, glielo diciamo, che il cardinale Marcinkus non è stato mai arrestato dallo Stato italiano, nonostante fosse pedofilo, un truffatore, un delinquente, un evasore fiscale, tutto di più, perché era appartenente all'Opus Dei. L'hanno fatto santo in compenso. Sì, come no, certo. E chi è che questa gente santifica? Questi
delinquenti totali. Più sono delinquenti totali, più sono stratificati. Che sono ordinariamente le prime a dover essere seriamente riesaminate e nuovamente evangelizzate. Basta vedere che cosa sta facendo sto delinquente Di Francesco. Di tutti i colori. Sta distruggendo tutta l'ideologia cristiana, tutta. Sì. Tutti i caposaldi. Ad esempio il primo è stato il limbo. Sì. Il limbo è stato disconosciuto dal Papa e dice che non esiste. Quando per 1500 anni... A calci in culo! Andavano a dire che c'era. Che cazzo di fare culi. Una cosa non credere. Oh, continuiamo su un altro discorso. Vaticano Regio, che è una delle critiche fatta dal Curci. La riforma è dunque per il gesuita napoletano il vero antidoto al processo di scristianizzazione. Oh, la riforma, attenzione, è il vero antidoto. Ma guarda quant'è gesuitico e quanto è profondo. Fine, fine, molto fine. Molto. La riforma, tant'è vero, chi diceva quello? Noi ti riformiamo per rimanere sempre quello che siamo. Chi l'aveva detto? Accidenti. Vabbè, non me lo ricordo. La riforma è dunque per il gesuita napoletano il vero antidoto al processo di scristianizzazione cui si è avviata l'Europa e l'unico mezzo a disposizione della Chiesa per essere ancora segno e punto di riferimento per i contemporanei o scettici o già atei. No? Riformare per non cambiare niente. Amoveatur ut... promoveatur ut amoveatur. Oppure amoveatur ut promoveatur. Il Vaticano Regio, invece, non solo mantiene in vita anacronistici privilegi principeschi, ma si arrocca su un'immagine di mondo non più esistente, tutto proprio ignorando quello vero che rifiuta la Chiesa di ghetto da esso formata e diretta. L'anticlericalismo è sì la porta della scristianizzazione, ma è figlio anche dell'intransigenza ecclesiastica e perciò tende a sgretolarsi quando la Chiesa si presenta operativa, operativamente, come continuità di fede e di amore nella povertà. Ma che cos'è precisamente il Vaticano Regio? E qui andiamo avanti su questioni che non ci riguardano più, perché questa critica è una critica talmente sottile che è quella appunto che ha dato il via a tutta una quando serie. Quando lo scriveva questo? Nel 1800, dunque questo l'ha scritto nel... Poi fu cacciato dai gesuiti e poi riammesso dai gesuiti in un secondo tempo. Questo l'ha scritto... 1800, e va bene, con un po' di anticipo perché aveva capito il nesso. Non a caso è il fondatore di questa rivista, è tutto lì il discorso. Guardate, ecco, Carlo Maria Curci, Napoli, 1810, Careggi, 1891. L'ha scritto attorno... 1880 più o meno. Esattamente. 75 forse. Cioè quando l'ha scritto? Quando è nato il Regno d'Italia? No, l'ha scritto nel momento in cui c'era il disconoscimento da parte del Regno d'Italia dello Stato del Vaticano. Al contrario, dello Stato del Vaticano che disconosceva il Regno d'Italia. Savoia, è certo, perché lì si è diciamo, venuto a creare quel dualismo di riconoscimento diciamo, vicendevole che ha permesso alla Chiesa di ritornare a fare il controllore dello Stato italiano anche nella, diciamo, nella contemporanea presenza di uno Stato, di un regno sovrano come quello italiano.
con la partecipazione attiva di un tale, per cui si parlò a suo tempo. No, perché Pio Nono aveva come si dice, a Biuro, no, come si dice, su di te, anatema, aveva, sì, aveva mandato l'anatema, certo, a tutti il non expedit, sì, a tutti i partecipanti alla riconquista del Risorgimento italiano, allora, in particolare a Savoia. Allora, qui c'è da ricordare una cosa, perché... Quindi quegli anni lì c'era un fermento anche ideologico davvero di tutti i due fronti, importante. Ma c'è stata anche la riconciliazione, che è stato l'elemento... Il fascismo? No, prima. Chi è stato l'elemento che ha fatto l'accordo con Giolitti per far votare i cattolici? Quando c'era... Don... No, non c'è nessun don. Nascita del cristianesimo, del democristiano. Ma no, ma porco Giuda, no. Il collegamento... Oh, non viene, dai, dillo. Il collegamento è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché l'erede di quella persona... Perché era Crispi? Ma no. No, vabbè. L'accordo è stato fatto con Giolitti. Appunto. Crispi era troppo ideologizzato per accettare un compromesso con la Chiesa. Certo, infatti... Giolitti no, Giolitti era un pragmatico puro. Volemmo se bene. E non solo è stato definito... il ministro della malavita, perché ovviamente... Cioè, ha contatti... con la camorra, con la mafia, eccetera, eccetera. Perché per la gestione del potere del Sud serviva la collaborazione, quell'organizzazione, certo, né più né meno degli americani, ma né più né meno di Andreotti. Degli americani. Americani e di Andreotti. Certo. E anche questo è un discorso importante, perché per la gestione della questione politica è necessario l'accordo a tre, cioè Chiesa, mafia e americani. Questo accordo esiste a tutt'oggi, ma ritorniamo a noi, perché è strano che tu ancora non te li ricordi. Non mi viene. L'erede di quella famiglia è stato a lungo, ed è penso ancora tutt'oggi, rappresentante dell'Italia in seno all'Unione Europea. Oddio, ho capito chi è, ma non mi viene il nome. Il Conte? Non mi... Che è pure Conte, no? Non Conte il di patto nome, Conte di fatto. Sì, il patto Gentiloni. Gentiloni, sì. Allora, queste sono cose che noi vogliamo dire ai nostri amici. Conte di Urbino, mi pare, giù di lì. Ma di quelle parti lì, delle Marche. Le Marche, sì. Delle Marche, dove è stato, è sempre il potere del Vaticano. Quindi, il patto Gentiloni è un patto stabilito fra la Chiesa, rappresentata dal Conte Gentiloni. Oggi... della casata dei Gentiloni, a partire dalla difesa degli interessi dalla difesa di Ancona gesuiti, sì, degli interessi gesuitici, loro hanno fatto di tutto per far ricomunicare i gesuiti che erano stati anatemizzati da parte di Gregorio XIV. Esattamente. Allora, noi vi diciamo queste cose, cari amici, perché tutto quello che dicono i media non serve a un cazzo, perché tutto... No, devi una continuazione. Se uno c'ha un pensiero da seguire secondo un suo, diciamo, itinere, un suo metodo di valutazione, se dovesse seguire quello che dice in proposito il giornale di regime, va cioè fuori, sfarfalla immediatamente. Cioè tutti. Perché nessuno cita, parlando del dissidio tra
Ma lì siamo già un po' dopo, siamo all'inizio del Novecento, ecco perché non mi veniva. Ma già nel 1875-1880 c'erano tutta una serie di sotterfugi e di attraversamenti da una parte all'altra, anche da parte di gente insospettabile, che però cercava di creare questo dualismo e di rimettere come alter ego sulla schiena dell'Italia due stati in contemporanea. Ma poi vedi che io poi avevo segnato anche questo Curci per un certo periodo fu amico di Gioberti e appoggiò la linea giobertiana antigesuitica. Qui ci sono delle associazioni di idee molto importanti. Gioberti è sempre stato antigesuita. Non a caso è stato anche capo del governo piemontese, il prete Gioberti. Poi che cosa ha fatto? Ma ricordiamolo che era un prete, diciamo, regolare. Sì, nemico acerrimo dei gesuiti, aveva perfettamente ragione. È un amico nostro. Sì, se voleva l'indipendenza del Piemonte... certo, non poteva esserci i gesuiti, nemmeno che mai poi qui arrivati dopo della... Tenendo conto che l'attuale Papa è un gesuita. Tutte queste cose vanno tenute sempre presenti. No, anche perché il gesuita non è che è una presa di posizione politica e basta, è una massoneria della Chiesa con tanto di iniziazione, di studi. Se tu non fai quel percorso di studi non esci gesuita. Esattamente. Non ci si fa arrivare. Esattamente. Vieni espulso prima. Viene espulso con ignominia. Comunque anche questo Carlo Maria Curci fu espulso dai gesuiti quando prese posizione a favore di Gioberti, però in un secondo tempo rientrò nel covile, e anche questo dobbiamo dire. No, di il covile cos'è, perché la gente...